tocca al bianco. La prima cosa da notare è che dal punto di vista materiale abbiamo una situazione pari, ma è solo questo. Valutiamo meglio la posizione, perché è abbastanza caotica. Cominciamo proprio dal bianco, il nostro colore. Beh, innanzitutto il re. Il re è sicuramente del bianco meglio posizionato, non ostacola le torri, ha eventualmente una casa bunker in H2 assolutamente sicura e tranquilla. Vediamo gli alfieri. Beh, anche gli alfieri sembrano più forti, tutto sommato. Le torri sì, sono più o meno sviluppate, abbiamo anche una struttura pedonale migliore, ma soprattutto quello che ci impressiona è il duo pedonale D5 ed E5. Certo, non abbiamo, anche noi abbiamo i nostri piccoli vizi, per esempio, se guardate bene le torri, no? È chiaro che potrete pensare, ma che diavolo ci stanno facendo in quella posizione? Lo so, è vero, però purtroppo il problema è che la torre B1 in pratica non sta facendo nient'altro che bloccare l'altra torre, è vero, non stanno proprio al meglio, però quegli impressionanti pedoni centrali sono veramente il punto fondamentale del bianco, però ad osservare bene il pedone D5 è indifeso al momento, è sotto attacco. E non può essere difeso dal nostro alfiere. Quindi questo è un piccolo problemino. E l'altro problemino è che effettivamente anche il cavallo F3 non può difendere il pedone D5, non sta facendo proprio, non è proprio il cavallo migliore in assoluto, non può andare da nessuna parte. Ed è anche sotto pressione dell'alfiere scuro. Può essere pure che il nero non voglia cambiare il suo alfiere per il cavallo, però il fatto che ha sempre questa opzione. E tra l'altro poi ci rovinerebbe la nostra struttura pedonale, insomma non lo so. Vabbè, comunque passiamo al nero. Beh, chiaramente il re nero è un grave problema, è evidente che sta proprio piazzato male, la casa F8 non è certo sicura e sta anche impedendo alla torre H8 di prendere parte all'azione. Viceversa, la torre D8 certo non è cattiva, è proprio la torre che sta attaccando il pedone bianco D5, quindi sicuramente è un pezzo piazzato molto bene quella torre. Anche l'alfiere G7 non è proprio nella sua situazione migliore, perché in realtà ostacola i pezzi neri, e in più il pedone bianco in E5 lo limita fortemente nei movimenti. Però, attenzione, appena questo pedone E5 si muoverà, e allora l'alfiere acquisterà una notevole importanza, andrà ad attaccare il pedone B2 ed ecco perché il bianco tiene quella torre in B1. Questo, quindi, man mano stiamo capendo questo fatto, diciamo che quell'alfiere è come un sotterraneo, un sommergibile, sta sott'acqua, però al momento giusto. E infine, osservate il cavallo nero, è vero, è sul bordo della scacchiera, in pratica adesso sta solamente bloccando il pedone. Non sta facendo niente, anche se bloccare il pedone A ha anche il suo ruolo. Comunque, perché per esempio se potessimo spingere quel pedone in A5, A6 e aprire quindi la colonna A alla torre, il discorso cambierebbe completamente, insomma, diciamo che questa torre si attiverebbe. Quindi al momento quel povero cavallo sta facendo qualcosa, ma dove intende andare? È chiaro, è l'unica casa disponibile, B3. E poi da qui, B3 è chiaro che attacca la nostra torre, ma soprattutto può andare poi in D4, che è un ottimo avamposto questa casa, perché è protetto dal suo pedone. Quindi, diciamo, un po' tutti i pezzi del nero sembrano in posizioni inferiori, però la questione è pericolosa. Comunque, vabbè, abbiamo finito la nostra analisi, adesso dovete trovare le vostre mosse, la mossa del bianco. Ora è chiaro che se avete pensato, diciamo grosso modo avete capito che dovete difendere il pedone di 1, quindi avete due possibilità, o torre di 1 oppure di 6, non è che ci sia molta scelta perché c'è l'alfiere dietro che l'aiuta, non è che ci sia molta scelta. Vediamo qual è la mossa giusta è D6. Perché?
perché se avete scelto torre di 1, se avete scelto torre di 1, il cavallo si mette in moto e va a occupare appunto la casa di 4, quindi non avete ottenuto granché, perché il cavallo F3 è integrato. Viceversa, D6 è molto migliore. Dopo D6, ovviamente il nero ricatturerà, e qui a questo punto è il problema. Se avete semplicemente pensato di rimangiare, allora avete fatto un errore gravissimo, perché dopo cavallo B3, torre A2 e cavallo D4, avete rimesso in gioco quel cavallo nero. Il viaggio del cavallo nero si sarà compiuto. Viceversa, se avete visto la mossa giusta, cioè dopo D6 e per D6, alfiere H4, e adesso questa era la sequenza giusta, queste due mosse erano quelle giuste. Questo era quello che bisognava fare, cioè forzare la torre di 8 ad abbandonare la colonna D, in maniera tale da sbarazzarsi della pressione sul pedone D e aprire la strada verso la promozione. Quindi la sequenza corretta era D6 seguita da alfiere H4. Una volta, diciamo, che il nero avrà mosso la torre e ricatturato il pedone, la sua posizione diventa chiaramente superiore, e per uno come Petrosian, certo, non è che ci vuole molto a vincere quel gioco.